se invita qualcuno a casa propria, penso che la faccia trovare nel migliore dei modi. E questo è più o meno anche la logica. È la vittoria più alta della civiltà e del buon senso, perché è inutile lamentarsi che le cose non funzionano se poi nel proprio piccolo noi non combattiamo la sporcizia, la carta a terra, la sigaretta nel giusto posto. Diciamo è più un atto di civiltà che diciamo una grossa conquista. Passi avanti, a volte piccoli, altri più consistenti, nella direzione della cura del verde pubblico da parte di soggetti privati. Al Vomero, dove sono stati già superati ormai i 50 luoghi adottati, un'altra aiuola è stata aggiunta alla lista in piazza Vanvitelli, dove 2 anni fa partì la campagna di adozione di spazi verdi cittadini grazie all'impegno dello storico fioraio della piazza. Piazza Vanvitelli è la prima aiuola adottata al Vomero ed in città. 2 anni fa, esattamente il giorno dopo il varo della delibera del Consiglio Comunale. Ormai siamo a quota 52 per tutto il Vomero e l'Arenella, piccoli imprenditori, grandi imprenditori, singoli cittadini. Le aiuole come bene comune, prosegue il nostro viaggio di miglioramento delle condizioni di tutto il territorio collinare. Che non sono solo imprenditori o categorie professionali, ma cittadini. Questo è un messaggio fortissimo perché per chi crede che Napoli sia una città morta, Napoli è una città viva, piena di energie, tantissimi napoletani amano la nostra città. Qua abbiamo i signori che hanno adottato insieme ad altri Piazza Vanvitelli, una delle piazze più belle del Vomero e di Napoli. Questo è un messaggio importante che io ovviamente non solo sottoscrivo, ma aiuto e agevolo, perché insieme alle municipalità pensiamo che questo è il modo migliore per far amare Napoli e far conoscere le cose belle della nostra città. Basta un piccolo gesto per rendere Napoli più bella. Se ogni napoletano ogni giorno che si alza fa un piccolo gesto per Napoli, abbiamo risolto la metà dei nostri problemi.